Oggi avremmo dovuto ascoltare da quelli che ne avranno la guida, quelle che saranno le politiche europee nei confronti del lavoro e nei confronti dei tanti cittadini europei che aspettano queste risposte. Quelli che dovevano dare queste risposte sono fuggiti a un confronto con i loro cittadini, noi invece siamo rimasti qui, siamo rimasti all'università a discutere di società, di Europa e soprattutto di un'altra Europa. Siamo davanti a questa cattedrale svuotata del lavoro, simbolo del fallimento delle politiche padronali ed europee, il fallimento congiunto di Marchionne e di Renzi di fronte a un mondo del lavoro piegato, ridotto a uno stato di semipovertà. Continueremo a lavorare per dare queste risposte, soprattutto per ribaltare gli attuali equilibri in Italia e in Europa. Oggi ci sarebbe dovuto essere il vertice europeo sulla disoccupazione e sulla precarietà, in particolare giovanile. Quello che è accaduto invece è che il Presidente del Consiglio ha deciso di rinviare questo vertice, probabilmente perché aveva paura delle proteste che sicuramente ci sarebbero state. Noi siamo intervenuti anche durante l'inaugurazione del semestre italiano a Strasburgo, ponendo la domanda, chiedendo perché è stato rinviato questo vertice. Non c'è stata chiaramente risposta, ma una risposta la possiamo trovare in due cose: nelle conclusioni del Consiglio europeo, che ribadiscono il fatto che non vi sarà alcuna discontinuità rispetto alle politiche di austerità, perché appunto verranno rispettati i trattati e il governo italiano si è impegnato nel rispetto dei trattati, e nel Jobs Act di Matteo Renzi, che introduce ancora più precarietà in un paese che ha subito negli ultimi 20 anni un processo di precarizzazione del lavoro pari al 160% del lavoro. Questo non ha uguali nel resto d'Europa. La nostra generazione, le generazioni ancora più giovani della mia, sono quelle che stanno pagando questa precarietà, perché non sanno cosa sia il diritto al lavoro, non sanno cosa sia il diritto a un lavoro dignitoso e retribuito in maniera adeguata, non sanno che cos'è il welfare. Penso che questa sia la vera emergenza in tutta Europa, l'emergenza della precarietà e della disoccupazione giovanile, ed è per lavorare su questa cosa che ci batteremo a Strasburgo a partire dalla prossima plenaria.